Pronto, parlo con Fruttarolo? Ho letto un annuncio. Stava dormendo? Ah, sì, no, io no, io praticamente l'ho trovato già al lavoro. Mannaggia, io voglio ne offrire un altro. E mo come facciamo? È un peccato perché lei dovrebbe mantenere le promesse date oppure togliere l'annuncio, signore. Signor Fruttarolo, bisogna essere rispettosi verso tutti. Quindi ora lei o viene lei da me oppure lei mi trova un altro Fruttarolo, perché sennò. Io sono la persona che lei ha richiesto all'annuncio. È lei che lo deve togliere, non è che lo mette Gesù, Dio. Allora ora come facciamo con la storia del fruttarolo? Lei mi deve rendere conto, perché io ho bisogno di un fruttarolo, è carente l'Italia. Ci arriva, mi sembra una voce che conosco la sua. Dove c'è la sua frutteria? Dove ce l'ha? Là? La frutteria? No, no, scusi, non sento bene. La frutteria? E allora? Pronto? Pronto? Ce l'ho a Frascati la frutteria, va bene, ce l'ho a Frascati. Ah, Foscati, allora io sono di Foscati. Ah, pensa tu che coincidenza. C'avevi il lavoro sotto casa. No, niente, te lo sei bruciato con altro lavoro, dimmi te. Mannaggia. Ma che state per caso nel supermercato voi? Cosa? Sì, siamo al supermercato di Frascati. Al mio si chiamava Demna? Sì, quello che si chiama Dem. Noi volevamo offrirle questo posto perché ora ci stava la signora che faceva la fruttarola, che poveretta è rimasta incinta per sbaglio e quindi. Mannaggia, come faccio se io ho trovato un lavoro? Ne fai due. Da che ore a che ore fai? Fino a mezzogiorno l'una. Va bene, allora vai dalle 2 alle 8, tranquillo. Certo, arriverai un po' spompato a casa, però. Eh sì, poi se vuoi chiamo un altro fruttarolo, anche se è difficile trovare fruttaroli, non si trovano. Io trovo annunci di tutti i tipi, ma di fruttaroli mai. Quindi questo è l'ideale. Mannaggia, mannaggia! Sì. Dalle 2 alle 8, scusi, è fattibile comunque, no? Lei non credo che abbia problemi. Guadagna in doppio, buttalo via. Senti, ma come si chiama adesso il supermercato? Ma è qual è il supermercato? Quello è ex Dem. Ma che adesso si chiama? No, Lipler. Io ci vengo a parlare oggi o dopo. Magari. No, ma se lo scherziamo se lo attenzio. Allora, se lei non la sa la differenza, ma scherzare o prendere in giro è la stessa cosa. Comunque, va bene pure. Comunque. Comunque noi volevamo proporle pure un rapido test, non lo so se. Cioè, se lei accetta l'offerta, noi testiamo, diciamo, il fruttarolo se è degno di essere. Di entrare nel nostro supermercato, ecco, questo è il punto. Insomma. Un piccolo quesito così e Va bene, lo faccio, sono subito frutti aspetti non ce l'ho scritto qua un attimo ma lo devo mi deve dire tutta viola che conosce frutta viola che conosce. sto prendendo il giro.
Esperto o no lei? Sì, come no. Allora, vabbè, frutta viola. Frutta viola, prugne. Ah, in ordine alfabetico ovviamente, perché sennò è troppo facile. Un punto. No, 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 vabbè, niente ordine alfabetico, prugna, un punto. Viola c'è l'uva, c'è la prugna, uva. Due punti. Ma che cacchio è dai, non è vero, È vero, posso credere. è vero, dai, pensa, pensa. Allora, frutta viola, ci sono anche passion fruit, viola, Cosa? questo esotico. Ah, sì. Tre Frutto della passione. punti. Ma dato 3 punti? Sì. Ma un'altra. Me la devi dire lei, Ah, sì, sempre frutta viola. Almeno 5, Viola. almeno 5 deve aggiungere, sennò. Sì, lo so. Dunque, le banane no, le mele no, le arance no, le mandarine no. Frutta, uva viola, io non l'ho mai vista l'uva viola. No, l'uva viola esiste, l'ha detto, sennò scalo come punto. Sì, uva viola. Esiste, siamo a 3 comunque. Sembra. Mori ci sono? I No. lamponi? No, io lamponi gliela do 4, buono. Buono, Buono, anche lamponi è buono. buono? Sì, lamponi è buono. More no, perché more siamo più Nero, sul nero. sul Esattamente. rosso. Nero e rosso. Allora, me ne manca una, frutta viola. No, questo non ce lo posso credere, dai. Frutta viola. Sto pensando, Pensi, frutta viola, avocado no, papaya no, mango no, limone no, una parola, frutta viola. Me ne manca uno? uno soltanto. Allora, mi dia un indizio. Finisce qua. Eccola. Sì. Papaya. No. Finisce con la. Finisci con A, però non è viola, è troppo facile. Pure casa finisci con A, però non è che è viola. Allora. Frutto viola. Viola. Aspetta, papaya, mango, aguacate, incroso? Cosa? Qualche innesso tra frutti? Ma no, No. non lo so, ma no. È difficile, lo sai. Finisce Sì, con la. sì. Dunque, finisce con la. Dai, facile. Una frutta viola, uva. Uva l'ho detto, prugna l'ho detto. Frutto della passione l'ho detto, che viola dentro. Madonna, so. Quanto tempo c'è a disposizione? Mezz'ora massimo per fare tutte le domande. Cioè, però, capito? Lei si ferma su domande, cioè, è banale. Alla Colano, gliene devo citare qualcuna. Però, capito, mi meraviglio di lei. Sì, no, come si meraviglia, ma che scherziamo, cinque frutti viola, frutti viola, senti che pere, Cosa? pere. Fa parte della famiglia delle pere? No, ma no, ha visto una meravigliosa! Cioè, lei dovrebbe essere qualificato per essere un degno fruttarolo. Super qualificato, violetta, pera, prugna violetta, Sì. onorato, no? Prugna sì. Ma poi, cioè, poi ci stavano, banale proprio, la melanzana, la barbabietola, Allora, ascolti, la viola del pensiero.
frutti, sono ortaggi. Ma lei lo sa pure che da qualche tempo il pomodoro, che dicono che è una verdura e non più un frutto? C'è chi dice che è un frutto e non è una verdura? No, è aggiornato qua? Ma quello non so che non sono frutto, sono ortaggi. La melanzana, la salta dietro. La prugna però andava bene. E l'altra domanda, andiamo? Mi dica, mi esponga dettagliatamente la differenza tra anguria e cocomero.